Buonasera a tutti, non so se mi sentite o mi vedete. Allora, ditemi se mi vedete o mi sentite. Ecco, vedo che già molti di voi siete connessi, perfetto. Aspettiamo ancora 2 minuti che vi connettiate tutti. Allora, Tommaso scrive già quanto durerà circa un'oretta questo incontro e poi comunque Tommaso avrà la possibilità di rivederlo eventualmente, quindi non si preoccupi se non riuscirà a seguirlo tutto. Ecco, perfetto, vedo che mi sentite tutti, mi vedete, quindi buonasera Agnese, Tiziana, Marzia, insomma siete già in tantissimi. Sono contenta di questa adesione. Allora, parto già con innanzitutto dandovi augurandovi una buona serata e ringraziandovi per essere stati qui e per essere qui a seguire questa diretta della Via della Longevità Felice. Per chi ancora non lo sapesse, la Via della Longevità Felice è il progetto dedicato agli over 65, che è stato ideato dalla Grande Via e realizzato in collaborazione con Human Company e il gruppo ANS. Vi presento il dottor Franco Berrino, che è medico epidemiologo e presidente dell'Associazione La Grande Via, e Daniele Tognaccini, preparatore atletico, ideatore di Milan Lab e fondatore di ANS. Insieme ci racconteranno appunto i dettagli di questo progetto. E perché si è voluto dedicare proprio un percorso apposito per gli over 65, l'età dell'oro, come la chiamiamo noi alla Grande Via. Vi ricordo che c'è appunto qua la chat, vedo che la state già utilizzando, quindi già sapete come muovervi in questo senso. Lì potete fare tutte le domande o le curiosità che vi vengono, potete scriverle lì e poi alla fine ci sarà un momento dedicato proprio alle domande a cui risponderanno il dottor Berrino e Daniele Tognaccini. Passo proprio la parola già subito al dottor Franco Berrino che vi presenterà questo nuovo progetto. A presto. Buonasera, buonasera a tutti e grazie. Sapete, diventiamo sempre più vecchi. È bellissimo, perché sapete, negli ultimi 20 anni la speranza di vita è aumentata di 10 anni. Aumenta mediamente di 3 mesi all'anno. È una cosa fantastica. Adesso la speranza di vita per un uomo è di circa 81 anni, la speranza di vita di una donna è circa 86 anni. Però c'è un però che negli ultimi 8 anni la speranza di vita, no, non stiamo bene. La speranza di vita sana, la speranza di vita senza acciacchi è di circa 8 anni inferiore. Perché quando siamo vecchi, allora sapete, siamo vecchi quando compiamo, siamo anziani quando compiamo 65 anni. Questa è la definizione ufficiale di anziani. E oggi siamo già il 16-17% della popolazione italiana. E possiamo fare un partito politico addirittura, è una cosa potentissima. Ma il problema è che circa un 20% di noi non sono del tutto autosufficienti nella vita quotidiana. Circa il 20% di noi hanno problemi nella deambulazione, problemi a camminare. E poi molti di noi sono ipertesi. Due terzi degli anziani, 2 su 3 sono ipertesi. 2 su 3 hanno dei problemi di artrosi, di artrite, il 20% siamo diabetici, e il 15% abbiamo avuto un tumore. So che ci sono fra chi mi ascolta anche le signore del progetto Diana Web,
che a cui do il benvenuto, ed è insomma, abbiamo avuto un tumore e nella maggior parte dei casi siamo guariti, ma uno su tre, a parte il diabete, uno su tre di quelli che non hanno ancora il diabete hanno la sindrome metabolica. La sindrome metabolica, si dice che una persona ha la sindrome metabolica quando ha la pancia, quando ha la pressione un po' alta, quando ha i trigliceridi alti, quando ha il colesterolo buono o basso, quando ha la glicemia un po' alta. Se ci sono tre di questi fattori, si dice che una persona ha la sindrome metabolica. E la sindrome metabolica è la madre di tutte le patologie. La sindrome metabolica favorisce il diabete, favorisce l'infarto, favorisce il cancro, favorisce l'Alzheimer, favorisce la steatosi epatica, favorisce la cataratta, favorisce il... ci sono altre cause naturalmente di tutte queste malattie, favorisce il cancro. Il termine era stato inventato dai diabetologi negli anni 70. Ebbene, noi siamo convinti che tutte queste condizioni sono prevenibili e reversibili. Ed è per questo che organizziamo per la Grande Via. La Grande Via è l'associazione che io ho fondato con Enrica Bortolazzi quando sono andato in pensione, e la Grande Via per la longevità in salute. È possibile diventare vecchi senza ammalarsi. E questa è una cosa strana, perché in genere anche i medici pensano che si muoia per malattia, che necessariamente devi ammalarti per morire. E invece no, possiamo diventare vecchi senza malattia e poi morire quando è l'ora di morire. E per ora è un privilegio di pochi questo, di raggiungere l'età anziana serenamente, felicemente, e poi spegnersi quando siamo sazi di anni, come dice la Bibbia ai tempi di Abramo, quando siamo sazi di anni. La vecchiaia è qualcosa che oggi spaventa, che oggi preoccupa, ed effettivamente c'è qualcosa di veramente spaventoso, no? È quello di diventare non autosufficiente. Allora il regalo migliore che noi possiamo fare ai nostri figli è quello di mantenerci in salute. E se non siamo tanto in salute, di ritornare in salute. E si può. E si può anche se non tutti sono d'accordo che si possa. Per esempio il pregiudizio diffuso tra i medici è che quando ti viene il diabete, ce l'hai per tutta la vita, non puoi più guarire. Invece no, si guarisce di diabete, si può guarire, ma spesso chi ha il diabete non ha nessuna voglia di guarire, perché non ha nessuna voglia di rinunciare a certi cibi, non ha nessuna voglia di mettersi a fare un po' di attività fisica, no? E questo, allora, noi invitiamo per questo seminario che sarà di 15 giorni, sapendo che già in 15 giorni noi possiamo cambiare le cose. Ci deve più tempo effettivamente, però abbiamo già la prova che in 15 giorni noi riusciamo ad agire sulla glicemia, sul colesterolo, sui trigliceridi, sulla pressione arteriosa, sul polso, su vari altri parametri. Per ora lo abbiamo dimostrato in delle esperienze gruppi di persone di varie età, mediamente di 50-60 anni. Adesso vogliamo invece dedicarci specificamente alle persone anziane, per cui tutti quelli che hanno compiuto 65 anni, alla condizione di non essere, di essere in grado di salire le scale, di camminare, insomma, sono invitati a partecipare. E perché, sapete, grosso modo circa l'80-85% delle persone anziane è costretta a prendere dei farmaci tutti i giorni,
salvarsi la vita, sono i farmaci per il colesterolo, per la pressione, per sfavolare il sangue, i farmaci antitumorali, i farmaci per una quantità di condizioni. Ebbene, l'obiettivo che abbiamo è di permettere a queste persone di ritornare in una condizione e non aver più bisogno dei farmaci. Abbiamo l'esperienza, che spero che confermeremo con questi nuovi progetti, che sono anche dei progetti di ricerca scientifica, se volete. Noi vi faremo un esame del sangue appena arrivate e faremo un esame del sangue alla fine dei 15 giorni. E cosa faremo durante questi 15 giorni? E faremo tante cose. Seguiremo le tre vie. La via del cibo, la via del movimento e la via spirituale. La grande via è la grande via, è la via del cibo, la via del movimento, dell'esercizio fisico e la via spirituale. E quindi cambieremo, vi faremo una proposta di cambiamento del modo di mangiare, cercando di farvi mangiare bene, però, cioè in un modo gustoso. E nelle due settimane faremo anche un'esperienza di un mini digiuno. Una sera salteremo la cena. Vi mostreremo che saltando la cena si dorme benissimo, si sta bene e non muore nessuno. E che tipo di alimentazione faremo? Faremo l'alimentazione che raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel codice europeo, che è un'alimentazione basata prevalentemente su cereali integrali, su legumi, su verdure, su frutta. E già qualcuno si spaventa, legumi, ma io non posso mangiare i legumi perché se mangio i legumi mi gonfio la pancia. No, non preoccupate. Si introducono queste cose con gradualità. Vi inviteremo anche di cominciare a cambiare qualcosa nella vostra alimentazione prima di arrivare, in modo da, se siete magari delle persone che sono abituate a mangiare carne tutti i giorni, che riducano un po' la carne, mangiano magari un po' di pesce. Perché nei nostri studi noi seguiamo centinaia di migliaia di persone che ci hanno dato informazioni sul loro modo di mangiare. Abbiamo visto che questo modo di mangiare è associato a una codice, si chiama codice europeo contro il cancro, ma è ancora più efficace per la prevenzione dell'infarto, per la prevenzione del diabete, per la prevenzione dell'obesità, per la prevenzione della mortalità per cause respiratorie e anche per malattie infettive. Perché se noi facciamo funzionare bene il nostro sistema digerente, il nostro intestino, anche il sistema immunitario funziona bene. Quindi ci difendiamo di più dalle malattie infettive. La mia esperienza personale è un'esperienza di cibo e non avevo particolare esperienza dell'insegnamento dell'esercizio fisico, del lavoro sul corpo. E per cui abbiamo chiesto la collaborazione di Daniele Tognoccini, che ha invece questa esperienza e che ci ha già mostrato nelle attività che abbiamo fatto assieme che facciamo con lui delle cose molto, molto simpatiche e divertenti. Adesso gli passo la parola e poi magari riprendo a dire qualcosa io oppure saremo pronti a rispondere alle vostre domande. Bene, buonasera a tutti, grazie della partecipazione e grazie dell'attenzione che porrete a tutto ciò che viene detto. Chiaramente parlare dopo voi, professor Berrino, non è facile, tutte le parole che lui dice sono parole preziosissime per il nostro futuro e io cercherò di essere all'altezza e se ci riuscirò sarò orgoglioso e sarà una bella vittoria per me.
Col dottor Berrino ci siamo conosciuti un po' per caso, un po' per voglia, fra l'altro nel periodo più brutto della nostra vita, forse perché questa pandemia ci sta un po' portando via un po' di libertà, cosa che invece vorremmo riacquisire velocemente, ma riacquisirla in salute. Quindi la raccomandazione a tutti è di stare attenti a questo periodo per poi presentarsi magari tutti insieme a queste 2 settimane di ristabilimento dal punto di vista fisico, mentale e da tutto quello che ci fa bene per la vita di tutti i giorni. Quindi ci siamo conosciuti così come ci stiamo presentando a voi oggi, e poi dopo ci siamo conosciuti di persona, abbiamo fatto un'esperienza assieme, abbiamo fatto vedere che è una delle vie che per lui sono importantissime. Si può anche fare in maniera differente rispetto alla norma, a quello che si pensa. Quindi la via del movimento che noi intendiamo farvi sperimentare, ha basi che sono un po' differenti da quello che si pensa normalmente. Quando si pensa all'attività fisica si pensa a sudare, a muoversi, a bruciare delle calorie. In realtà per noi l'attività fisica è un qualcosa che va a stimolare una parte del cervello che è deputata appunto al movimento e che permetterà a questo nostro organo, che è, come sapete tutti, il più importante del corpo, di rimanere bello flessibile e plastico, così come l'abbiamo nella fase della prima parte della vita. E l'obiettivo è proprio questo. E come ha detto, per tutto quello che sono le malattie metaboliche o legate al mondo della nutrizione, anche questo noi possiamo far sì che torni ad avere quell'efficienza che normalmente si ha quando appunto siamo nella fase della pubertà, dell'adolescenza e poi anche i più virtuosi anche nella fase più adulta. Spesso e volentieri si parla di esercizi cognitivi, quindi legati ad aspetti in cui il cervello ha una dominanza importante. Si sente dire agli anziani: mi raccomando, tenetevi in esercizio, fate parole crociate, giocate a carte, tenete la memoria attiva, che sono cose, sono consigli chiaramente preziosissimi, perché quella parte del cervello va tenuta attiva, ma la parte anche legata all'aspetto motorio, fra l'altro dal punto di vista geografico è anche più importante nella mappatura del cervello, va tenuta in moto. Tutte le volte si muove un braccio, si accende una lampadina nella parte del nostro cervello che chiaramente, se quel braccio non si muove mai, piano piano si indurirà e magari dà adito a un effetto cascata che è molto molto pericoloso. Quindi io vengo da un'esperienza importante che tutt'oggi faccio con calciatori e con atleti di altissimo livello, e ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni con gli stessi calciatori, fino a creare un sistema di supporto alle decisioni che ci permetteva di dare consigli a ogni singolo calciatore per vivere al meglio la sua carriera, e abbiamo raccolto tanti dati. Pensate, nel nostro database, che ancora oggi risiede nella sede del Milan, abbiamo più di 2 milioni di test fatti su calciatori, che è chiaramente un elemento un po' diverso da quello che stiamo affrontando noi oggi, perché si parla di giovani nel pieno delle forze e sicuramente non con delle problematiche strutturali consolidate come potremmo già avere in età avanzata. Ma abbiamo visto che ogni grande calciatore che manteneva buona salute, come sapete, quando si parla di sportivi, il rischio dell'infortunio è sempre un rischio molto importante. Ecco, quelli che si infortunavano meno non erano i più forti sotto forma della forza, dell'attività cardiaca o quant'altro, ma erano quelli
avevano quelle si definiscono le entrate sensoriali, quindi i nostri sensori che trasmettono al cervello ciò che sta succedendo all'esterno, i più attivi e modellabili possibili. Questi erano bravissimi a analizzare ciò che succedeva sotto forma della palla, sotto forma dell'avversario sul campo e poi avere un gesto motorio adeguato a quello che era la richiesta sul campo. Ecco, tutto questo noi, con mia somma sorpresa, perché io invece ero un fan della corsa, di tutto quello che è quantità, mi sono reso conto, lavorando a fianco a professionisti del livello del professore che con me hanno condiviso questo tipo di esperienza, mi hanno fatto capire che non è importante la quantità di movimento, ma è la qualità, e la qualità viene sempre da queste famose entrate sensoriali. E da lì abbiamo avuto dei confronti molto molto importanti, soprattutto con università degli Stati Uniti, in cui dimostravano che su persone anche con patologie importanti legate sempre al sistema nervoso centrale, quindi Alzheimer, Parkinson e anche lesioni acute, venivano attenuate e anzi addirittura c'era un declassamento della malattia e quindi si abbassava il livello di malattia attraverso degli stimoli che andavano a risvegliare le entrate sensoriali. Da lì nasce un po' la mia voglia, la mia idea di trasmettere questa informazione a più persone possibili e insieme al gruppo Human, che è un gruppo che ha tantissimi villaggi, tutti con una caratteristica importantissima, che sono immersi nella natura. Perché abbiamo visto che il più grande allenatore delle entrate sensoriali è proprio la natura. Quindi esporre il nostro corpo, farlo muovere, magari dandogli degli stimoli guidati nella natura, questo ci permette di ritornare veramente molto, molto, molto flessibili dal punto di vista della plasticità cerebrale. E chiaro che per me è stato un incontro bellissimo, perché tutti i milioni di clienti che loro hanno nelle varie strutture possono approfittare di queste conoscenze che io ho e che metto a disposizione oggi insieme al professor Berrino in queste 2 settimane per farvi intraprendere un percorso esperienziale proprio all'interno di queste 2 settimane che vi farà scoprire un nuovo modo di muovervi e vi farà capire come facilmente attraverso piccole cose che poi potrete portare tranquillamente la vita di tutti i giorni si può rimanere in ottima salute da un punto di vista motorio. E quindi questo tipo di esercitazioni che andremo a fare assieme, al di là che hanno un lato comune che è divertimento, quindi ci divertiremo tantissimo assieme, ma vi sorprenderete di quanto sono potenti dal punto di vista della salute. Voi pensate che uno dei sistemi che il nostro corpo ha per mantenerci sani è il sistema dell'equilibrio, e purtroppo il sistema dell'equilibrio è un sistema che fa riferimento al sistema vestibolare, che spesso e volentieri si irrigidisce molto molto presto e è molto precoce a irrigidirsi e è causa purtroppo di cadute che tante volte purtroppo negli anziani sono addirittura fatali. Quindi l'esercitarsi verso un ritorno verso la flessibilità di questo sistema ci darà, è un salvavita veramente importantissimo. E si fa attraverso cose molto, molto belle, molto divertenti. Quindi vi invito proprio a capire, a comprendere di più questa strada. E tra l'altro noi vi aiuteremo perché, oltre alle valutazioni dal punto di vista biochimico, analisi del sangue e tutto quello che comprende le conoscenze e l'esperienza del professor Berrino, anche noi vi sottoporremo a delle valutazioni, vi faremo capire quale dei vostri sensi è più rigido rispetto agli altri e quello che ha più bisogno di certe attività, per poi darvi risposta
dopo 15 giorni in un retest per valutare quanto l'esercizio e le due settimane che abbiamo fatto assieme ha migliorato la vostra condizione. Tra l'altro, come dicevo, così come lo farete sicuramente, come ho visto già nella mia esperienza fatta la scorsa estate, professor Berrino, vi porterete a casa un sacco di conoscenze dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista del recupero, perché la meditazione sicuramente è l'elemento che fa recuperare di più tutto quello che ci serve da un punto di vista del riposo, e quindi è anche nel movimento, perché i tre elementi su cui noi si può agire per vivere più a lungo e avere più libertà e di invecchiare in salute sono proprio questi tre, quindi il mangiare, il bere, il muoversi e il riposare. Questi sono le tre elementi su cui noi si può decidere il nostro futuro. È chiaro che se noi mixiamo bene questi tre elementi possiamo veramente avere davanti un futuro bellissimo, perché quando il nostro corpo non ci vincola e ci dà la libertà di poter fare quello che si vuole, possiamo andare avanti quanti anni vogliamo e stare bene. Poi dopo, quando il nostro Signore ci chiamerà a Lui, saremo stati sazi di anni, come rubo questa frase ai professori. E vedrete che già in due settimane avrete una percezione di cambiamento. Si risolveranno tutti i vostri problemi, ma avrete la percezione della fiducia che si possono risolvere, perché lo sentirete nel vostro corpo, questo dimagramento che ci sarà per chi ha bisogno di dimagrire, questa maggiore flessibilità di cui vi accorgerete, e anche questa lucidità mentale. Le giornate si faranno diverse cose, ma grosso modo ci si trova al mattino, si fanno degli esercizi di yoga molto, molto adatti alle persone anziane, si fa una pratica di meditazione, si fa una colazione meravigliosa, molto ricca. Noi facciamo una colazione abbondante, un pranzo anche abbondante e una cena molto leggera. E la saggezza dei vecchi che dice di fare così, ma oggi abbiamo dimostrato che effettivamente le cose vanno bene se fatte così. Si faranno dei corsi di cucina e si faranno delle pratiche in natura, delle pratiche di esercizio fisico molto particolare, più un gioco che un esercizio fisico. Non c'è nessuna palestra con attrezzi, ma ci saranno anche passeggiate molto gradevoli nei boschi. E soprattutto la cosa bellissima è che se qualcuno, come già ha detto, ci dirà la frase "ci avete fatto tornare dei bambini", ecco, noi avremo raggiunto l'obiettivo. Esattamente. E questa è una cosa che mi riempie di orgoglio, perché anche proprio quando ci siamo incontrati, abbiamo fatto la prima esperienza assieme con il professore, delle persone sono venute e hanno detto questo. E se ci pensate, in questa semplice frase c'è un sogno, no? Perché per tutti noi la fase dell'adolescenza, quando eravamo bambini, è comunque una fase che ci si ricorda in maniera positiva. Il fatto che ti scateni questo tipo di risposta, credo che vuol dire che stiamo centrando proprio l'obiettivo. A volte ci si chiede, diventando vecchi, se abbiamo ancora un ruolo, se abbiamo ancora un'importanza nella società e così via, qual è il senso della nostra vita. E questa esperienza aiuta a recuperare, a ritrovare questo senso. Adesso forse possiamo chiedere a Chiara se vuole dare la parola a qualcuno per fare delle domande che possano chiarire magari meglio quello che faremo. Sì, allora, sono arrivate diverse domande rispetto a quanto avete detto.
Innanzitutto chiedeva Maria se in uno dei parametri che prenderete in considerazione può anche essere la misurazione del girovita per il grasso addominale. E poi fa subito un'altra domanda, chiede se 15 giorni non sono troppo pochi per vedere un cambiamento. Quindi se potete un attimo spiegare meglio tutti i parametri che andrete a verificare e poi la questione del... Grazie di questa domanda perché avevo dimenticato di dire che vi misureremo, certo che vi misureremo, vi peseremo, misureremo la circonferenza vita, misureremo la circonferenza fianchi all'inizio e alla fine. L'esperienza precedente che abbiamo fatto è che dopo 15 giorni si perdono 4 centimetri di circonferenza vita, si perdono quasi 3 kg. Senza mai dirvi di mangiare poco, semplicemente è una questione di mangiare in un modo diverso. E chiaramente qualcuno ha bisogno di perdere ben più di 4 centimetri di circonferenza vita. Effettivamente però le persone sovrappeso hanno perso di più. E 4 centimetri è la media, ma c'erano anche delle persone snelle. Per cui c'è una buona possibilità. Circonferenza vita è una cosa importantissima. Il rischio di morire aumenta linearmente con la circonferenza vita. Per cui è un parametro cui diamo molta, molta importanza. C'era qualcos'altro nella domanda? No, c'era più. Allora, sì, chiedeva se 15 giorni non erano troppo Ah, pochi per sì. avere effettivamente un cambiamento. Guarda, anch'io penso che siano pochi, no? Perché, anzi, noi, cioè, il progetto originale era di 21 giorni. No? Abbiamo anche scritto un libro che si chiama 21 giorni per rinascere attraverso queste tre vie. E poi però ci siamo scontrati con la difficoltà delle persone di rimanere così a lungo, con i costi che naturalmente sarebbero aumentati del 50%. Noi non abbiamo nessuno scopo di business con queste attività, però ci sono dei costi reali che bisogna coprire. E per cui abbiamo provato a fare 15 giorni, abbiamo visto che persone mediamente un po' più giovani, 15 giorni già hanno dato molto. Per cui abbiamo fiducia che possa funzionare anche con le persone, tutti anziani. Per quello riguardo al movimento e le entrate sensoriali, senza dubbio, 15 giorni sono sufficienti perché vi faranno comunque capire che cosa c'è da fare anche quando tornate a casa. Quindi quando finisce la vacanza inizia una nuova vita. Quindi 15 giorni sono di educazione esperienziale, ma soprattutto di portarvi via delle conoscenze che vi serviranno per tutto il resto della vita. E comunque lo apprezzerete, anche proprio il benessere dell'intestino, no? Sapete che un terzo della popolazione anziana è stitica. Bene, ma è sufficiente cambiare, è sufficiente nel 99% dei casi, è sufficiente cambiare alimentazione per rimettere in una funzione gentile, elegante, piacevole. L'armonia dell'intestino. E questa è una cosa che si vede in 15 giorni, si vede già in 15 giorni. E poi tante altre cose, insomma. E poi le persone arrivano un po' dubbiose, un po' tristi, un po' così, e vedrete che andrete via sorridenti. Ah sì, questo è vero, ricordo gli scorsi seminari in cui insomma, le persone se ne andavano veramente con un aspetto più luminoso e con dei sorrisi ampissimi. Allora, continuiamo con le domande. Chiedevano se c'è un limite, un'età limite per iniziare a migliorare lo stile di alimentazione personale per arrivare a una longevità in salute. Ma allora, la cosa che abbiamo constatato è che effettivamente non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Per cui naturalmente se si comincia presto è un grandissimo vantaggio, no? Per non accumulare danni nelle nostre cellule. Sapete, alcune malattie dipendono proprio dai,
dai danni che sostanze chimiche, che alimentazioni sbagliate, che radiazioni, che cose causano sul nostro DNA. Sono danni che si accumulano. Danni legati al tabacco, per esempio, no? Più si accumulano, più aumenta il nostro rischio di sviluppare delle malattie gravi. Però a qualunque età, come ben dimostrato che a qualunque età smettere di fumare è utile, a qualunque età migliorare l'alimentazione è utile. Ed è sorprendente che si vedano dei risultati anche in 2 settimane. Grazie. Sono arrivate anche diverse richieste rispetto al digiuno, perché lei faceva accenno al digiuno di una sera e qualcuno ha già visto che nel programma c'è addirittura una giornata intera di digiuno, quindi qualcheduno non l'ha mai fatto ed è un po' timoroso. Quindi se poteva dire 2 parole in merito. Certo. Non bisogna avere paura. Faremo queste 2 esperienze effettivamente nella prima settimana di saltare una volta la cena. Ed è una cosa che vi proponiamo perché apprezziate come si sta bene saltando la cena. Anche perché arrivati a una certa età può essere utile fare veramente una cena molto presto e molto leggera. Il contrario di quello che si fa oggi, la cena è diventata il pasto principale della giornata e poi si va a letto magari presto dopo cena con un grosso lavoro nello stomaco e questo altera la qualità del nostro sonno. Per cui è un assaggio che vi vogliamo dare per suggerirvi che potrebbe essere la vostra normalità in futuro, soprattutto noi anziani che non abbiamo più i figli a casa e non c'è una speciale ragione di dare importanza alla cena come unico momento in cui ci si ritrova. Vogliamo farvi assaggiare che cosa significa saltare una cena. L'altra settimana vogliamo fare una cosa un pochettino più impegnativa, cioè saltare anche il pranzo. Non è saltare un giorno completo, si fa colazione e poi si fa colazione il giorno dopo. Però non c'è nessuna violenza, eh? Se uno non sta bene, a qualcuno può venire mal di testa, no? E allora si mangiano le cose, non c'è nessuna. Non preoccupatevi, non è una prigione. Però anche questo ha un senso perché se riusciamo a introdurlo nella nostra vita, dei brevi periodi di digiuno, potrebbero avere un grossissimo vantaggio, soprattutto per la prevenzione delle malattie neurodegenerative. Sapete, quando ci mettiamo a digiuno, le nostre cellule, sai, noi siamo fatti di cellule, sono 50.000 miliardi di cellule che tutti i giorni vogliono mangiare, vogliono bruciare zucchero, energia. Se noi ci mettiamo a digiuno, queste cellule cominciano a insospettirsi. Ma questo qua non ci dà da mangiare, cosa facciamo? E cosa fanno? Fanno pulizia. Guardano se dentro di loro non ci sono per caso dei depositi di proteine, degli organelli che sono lì, che stentano a funzionare, che funzionano male, e se li mangiano. È un fenomeno che si chiama autofagia. È quello che permette di liberare, sapete, tutte le malattie neurodegenerative sono dovute al deposito di proteine, malmesse, proteine sbagliate all'interno delle cellule nervose. Ebbene, cosa fanno le cellule, come dicevo? Se le mangiano e quindi fanno una sorta di pulizia pasquale. È per questo che abbiamo inserito nella seconda settimana una giornata intera di digiuno, 24 ore di digiuno, che potrebbe aiutare le nostre cellule nervose a liberarsi di questa roba che un giorno magari ci giungerà demenza. Sapete che è molto, molto drammatico il problema della demenza negli anziani. E allora dobbiamo pensarci. Dobbiamo pensarci per fare qualcosa per prevenire la demenza. E si può fare. Grazie.
Allora, chiedono anche per quanto riguarda l'artrite, l'artrosi alle anche e alle ginocchia, comunque alle articolazioni, anche se c'è effettivamente in queste 2 settimane se può esserci un cambiamento di questo tipo o se c'è un'attenzione di questo tipo anche nelle attività fisiche che verranno effettuate, insomma. Naturalmente le attività fisiche, se c'è un'artrosi molto grave, può essere un po' problematico, no? Però è come se si vede nell'artrite, per esempio l'artrite reumatoide. In 2 settimane si vedono dei miglioramenti clamorosi, nel senso che non fanno più male le articolazioni se si fa una dieta antinfiammatoria. Per altre forme di artrosi, dove c'è un grave danno alle cartilagini e alle ossa, può essere più problematico naturalmente. Ma togliere infiammazione fa comunque bene Le nostre attività sono tutte attività che possiamo fare anche con questo tipo di problematica perché ci sono attività che vanno su terreni molto morbidi. Quindi tutto ciò che andremo a fare è la ristimolazione da un punto di vista anche della propriocettività che ci permetterà anche di gestire meglio la forza e le problematiche legate a strutture che magari hanno già subito dei danni. Ma attraverso un tipo di esercitazione su superfici morbide, riusciamo anche a attenuare moltissimo questo tipo di problematiche. Grazie. E, sono arrivate anche alcune domande in merito a patologie specifiche. Ci sono persone, una persona che ha scritto in particolare, che soffre di problemi alla tiroide e chiedeva se è adatto un percorso come questo per la sua situazione. È come si adatta, certo. Adesso dipende, ci sono varie patologie della tiroide, le più frequenti sono l'ipotiroidismo, e sicuramente aiuta, migliorare la funzione intestinale aiuta la tiroide. Sì, in questo caso la signora scriveva che è ipertiroidea. Ma che ipertiroidea, sì. Allora bisognerà fare attenzione perché qualche volta, però ci sono alcune cose che le persone ipertiroidee, bene che non mangino, che noi invece usiamo qualche volta nella nostra cucina, come per esempio le alghe, e nella sua zuppa non ci saranno le alghe. Perché sono troppo ricche di iodio. Grazie. Un'altra persona diceva insomma di essere celiaca e volevo un attimo capire com'era la situazione. Purtroppo ci sono questi rompiscatole dei celiaci che non vogliono mangiare i glutine, però non c'è problema, nel senso che comunque abbiamo avuto celiaci altre volte, no? E si fa un cibo che va bene per loro. Guardate, noi non usiamo mai il cibo per i celiaci, quello che si compra in farmacia, perché sono delle porcherie che fanno venire il diabete, ma usiamo il riso, usiamo il miglio. Usiamo il sorgo, usiamo il grano saraceno, usiamo tutti questi cereali che non contengono glutine e che sono buonissimi con cui si fanno dei piatti meravigliosi. Grazie. Allora, un'altra domanda specifica rispetto insomma, al percorso che si svolgerà è un'altra persona che dice di avere sindrome metabolica e un po' più giovane rispetto al target pensato per questo percorso, però insomma voleva capire per una persona che ha un'alimentazione prevalentemente vegetale ma con sindrome metabolica come inserirsi in un discorso di questo tipo, se può essere d'aiuto. Oh. Allora, le persone con sindrome metabolica sono quelle che desideriamo di più che vengano da noi, perché sono quelle che possiamo cambiare effettivamente, dove si hanno le soddisfazioni maggiori, no? Per vedere che vedi la pressione, che vedi la glicemia, che migliora il colesterolo, i trigliceridi e va giù la pancetta. Adesso, se sei più giovane, non ti vorremmo in questo studio.
a meno che alla fine ci fossero poche persone, allora potrebbe espandersi a persone più giovani con sindrome metabolica. Però effettivamente va proprio bene chi ha la sindrome metabolica, è particolarmente invitato a venire. E poi ci sono, ecco, ci fa molto piacere se vengono delle persone anziane perfettamente sane, no? Anche loro troveranno un giovamento, ma effettivamente ci piacerebbe di più avere qualcuno che ha qualche acciacco, perché è lì che vediamo il miglioramento. Ci sono altre domande? Sì, allora c'è una domanda, c'è una persona settantenne che soffre di Parkinson, chiede se può avere dei benefici partecipando a questo percorso. Allora, non può avere danni sicuramente. E può avere anzi dei benefici. Adesso poi dipende naturalmente dalla gravità di questo Parkinson, no? Perché se è un Parkinson che non le impedisce la normale attività quotidiana, che venga pure molto, l'accogliamo con grande amore. Per quello che riguarda i nostri tipi di lavori, l'integrazione del movimento, sicuramente, perché ci sono anche degli studi importanti, anche tra l'altro all'Università di Pisa, che dimostrano che l'esporsi all'ambiente arricchito, così come creiamo noi, sicuramente dà una mano a tutto quello che è l'aspetto degenerativo del sistema. Quindi sicuramente ristimolare le entrate sensoriali potrebbe essere un bel aiuto. E ci sono studi che mostrano che l'alimentazione con uno stile mediterraneo tradizionale aiuta a ridurre il rischio di Parkinson. E intanto le raccomando comunque di togliere completamente il latte e i formaggi dalla sua vita, che sono delle cose che peggiorano. Allora c'era Tommaso e anche altre persone che chiedevano rispetto alla situazione del Covid come si farà. Volevo anticipare io che comunque chiaramente i seminari si svolgeranno in accordo a tutte le normative vigenti in materia di prevenzione Covid, però se magari volevate dare delle specifiche anche voi in tal senso rispetto all'attività fisica che si svolgerà o alle attività che verranno svolte. Noi vi controlleremo in modo che rispettiate le regole fondamentali, no? Le regole di non avere dei rapporti troppo ravvicinati, ecco, e di portare la mascherina quando necessario. Ed è molta attenzione a lavarsi le mani e così via. E poi però, come abbiamo fatto l'anno scorso, dopo 15 giorni, cioè dopo il periodo di quarantena, facciamo praticamente una quarantena. E se nessuno si è ammalato nei 15 giorni, allora alla fine potremo anche abbracciarci. Anche per quello che riguarda tutte le attività fisiche, comunque manterremo distanze, faremo attività che non permettono, se ci sarà mai la possibilità di un contagio, tutto questo sarà sicuramente preso in considerazione in maniera estremamente attenta a tutte gli attrezzi che andrete a utilizzare saranno poi sanificati e comunque saranno tutti molto personali. Grazie. Allora c'era un'altra domanda rivolta a Daniele Tognaccini, di una persona che in realtà ha 56 anni, quindi non rientra anche qua propriamente nel nostro target, ma chiedeva comunque nel percorso c'è un'attenzione anche all'aspetto delle sindrome metaboliche, comunque della riattivazione metabolica dei partecipanti. Ecco.
Sì, assolutamente, assolutamente. Voi pensate, tutto va in linea, tutto assieme, quindi non si può pensare di fare un'attività motoria che sia slegata da tutto quello che sono le indicazioni appunto che vengono dal professor Berrino e da tutti e tre gli elementi che abbiamo menzionato prima. Quindi tutto andrà in una certa direzione, tutte le esercitazioni che faremo avranno un forte stimolo dal punto di vista del sistema endocrino. Quindi tutto ciò che si farà avrà assolutamente obiettivi che poi dopo si ritroveranno anche nell'alimentazione e anche nel recupero. Sapete, l'attività fisica ha un forte effetto sul buon funzionamento dell'insulina. E la sindrome metabolica è una patologia che si chiama anche sindrome da insulino resistenza. Cioè l'insulina non riesce a fare il suo lavoro, non riesce ad aprire le porte sulle nostre cellule per far entrare il glucosio. L'esercizio fisico è un'alimentazione sensata da cui si trovano gli zuccheri, le farine raffinate, queste cose, le patate, queste cose che fanno alzare la glicemia. Aiutano a rimettere, a funzionare bene l'insulina. Nella nostra esperienza, nell'esperienza che abbiamo fatto, i livelli di insulina si sono dimezzati nel sangue, che vuol dire che basta poca insulina per far funzionare l'organismo, vuol dire che c'è un'ottima sensibilità insulinica. Volevo dire per quelli più giovani che ci stanno chiedendo che sì, noi vogliamo in queste iniziative, in queste 2 settimane per gli anziani. Però ci sono tante altre cose che facciamo che vanno bene per le persone più giovani. C'è la via della leggerezza, c'è anche una sorta di vacanza che facciamo, che si chiama il Magico Casentino. Guardate, controllate sul sito. E ci saranno anche più edizioni, se tutto va bene, per gli anziani, perché la prima 1 di aprile. Ma prevediamo di farne altre, voi le informazioni le trovate sul sito www.lagrandevia.it. Sì, allora vado avanti con la prossima domanda. Chiedevano che cosa si può fare per il mal di testa o l'emicrania, se questo percorso può essere d'aiuto. Guarda, non c'è nessuno che capisce niente sulle destre e sulle emicranie. E ci sono dei centri specializzati effettivamente che lavorano bene. Io posso solo parlarti della mia esperienza personale in questi anni in cui abbiamo fatto corsi di cucina, abbiamo fatto studi in cui centinaia di persone hanno partecipato, anzi centinaia, migliaia di persone hanno partecipato ai nostri studi e più volte ho visto persone che soffrivano di emicrania da 40 anni con veramente delle emicranie invalidanti che hanno risolto il loro problema. Perché quello che facciamo è cercare di dare una sorta di equilibrio al nostro corpo. E perché il nostro corpo ha una grossa capacità di autorisanarsi da solo, se gli permettiamo di farlo. Se le mettiamo nelle condizioni metaboliche e fisiche di poterlo fare. Quale sia il meccanismo non te lo so spiegare, però è la mia esperienza. Ci sono più persone che mi ringraziano di aver risolto niente. Io non ho risolto niente, semplicemente di aver permesso a loro di risolvere i loro problemi. Mi auguro che possa succedere anche. Grazie. Allora, hanno chiesto anche dove si terrà questo evento, questo ritiro e poi questa serie di ritiri, come accennava il dottor Berrino, non ci sarà solamente un incontro di 2 settimane, ma ce ne saranno poi altri. E a questo punto farei parlare a Daniele Tognaccini per raccontarci un po' dove effettivamente sarà tenuto il percorso e che cosa sono questi villaggi Human Company. Già ci ha accennato qualcosa inizialmente, però se vuole dirci ancora 2 parole. Dopo vi spiego anche dove trovare tutte le informazioni dettagliate riguardo al percorso. Sì, con molto piacere. Questo seminario si terrà nel centro della Toscana, in una zona che
che nel mezzo, proprio fra tre città meravigliose, sono Firenze, Arezzo e Siena, nelle colline che vanno sul Chianti. Quindi sarà in mezzo alla natura, a un'altezza di 300-400 metri, quindi un'altezza perfetta per tutto quello che riguarda anche l'ossigenazione. Siamo in piena natura perché siamo veramente dentro a un bosco e quindi ci permette di essere proprio nel centro della stimolazione totale dal punto di vista sensoriale. E questi villaggi sono dotati di tutti i comfort e quindi avrete tutto ciò che vi serve per vivere al meglio questa esperienza. All'interno ci sono veramente molti, molti servizi, da piscine fino a tutte le nostre strutture che potete tranquillamente andare a vedere sul sito di Human Company o il sito di ANS, che vi fa vedere esattamente quali sono proprio le location su cui si svolgerà il seminario. Vi troverete sicuramente in un posto che è molto comodo anche da raggiungere, perché comunque siamo su una dorsale, sulla ferrovia e anche sull'autostrada, però siamo fuori proprio dal mondo, nel senso che siamo in mezzo alla natura e vivremo all'interno della natura per 15 giorni. E assaporeremo, grazie al mondo di Human, che cosa vuol dire ritornare un po' indietro negli anni e far sì che tutto quello che ci viene messo a disposizione sia sfruttato al meglio. Abbiamo scelto questa location perché nella nostra sede, che è questa villa, la mausolea, questa costruzione, questa sorta di monastero agricolo che risale al 1600, è molto bello, ma è un po' spartana come ospitalità, nel senso che la maggior parte delle camere non hanno il bagno, e quindi volevamo comunque partire con qualcosa che mettesse le persone anziane a loro agio, senza, diciamo, in qualche modo, ci sono state persone di 90 anni che sono venute anche qua, però diciamo è un po' più adatto alle persone un po' più giovani. Sì, allora, grazie a entrambi. Volevo poi precisare, per quanto riguarda la questione, del Covid, che per avere un'attenzione ulteriore, data il target, dell'evento, tutto lo staff, di Human Company e le persone, insomma, gli verrà fatto il tampone sia allo staff di Human Company prima dell'arrivo che non ai partecipanti all'evento nel momento in cui arriveranno all'interno della struttura. Quindi, insieme a tutti gli esami del sangue, le misurazioni, verrà anche fatto un tampone molecolare. Questo permetterà a tutti comunque di essere più sereni all'interno del percorso e dedicarsi completamente in relax a tutte le attività che si svolgeranno. E un'altra cosa che volevo, sì, poi le lascio la parola, dottore, no, che volevo precisare è che siamo stati molto felici di questo aspetto dell'immersione della natura, perché è proprio un focus a cui la Grande Via tiene da sempre, tant'è che anche la struttura della mausolea è proprio nel cuore delle foreste del Casentino, comunque in un luogo dove il contatto con la natura è molto forte, e siamo stati contenti di trovare un altro luogo, appunto come quello dove si svolgerà il percorso della Via della Longevità Felice, che fosse altrettanto a contatto con la natura e che permettesse questa immersione. Cosa le lascio la Volevo parola. dirvi, sì, che in questa prima occasione che inizia il 21 aprile sarò io con voi per tutti i 15 giorni, parteciperò anch'io all'esperimento, farò anch'io i prelievi di sangue, insomma sono una persona anziana che può partecipare al seminario. Nelle versioni successive ci saranno altri medici, ma io verrò sempre qualche volta, sarò sempre presente per qualche conferenza, per qualche incontro, ma non seguirò completamente l'evento. Però ci saranno degli altri medici qualificati di cui potete fidarvi.
Grazie, grazie mille per tutte le informazioni che ci avete dato, utilissime. Spero che sia stato chiarificatore per tutti e che anche chi ci segue si innamori di questo progetto così come ci siamo innamorati noi. Ecco, è appunto importante dedicarci anche a questa fascia d'età che è quella degli over 65, che ad oggi sono sempre più attivi, più giovani, insomma, è veramente una fascia d'età molto presente all'interno della nostra società e merita attenzione, spesso non gliene viene data abbastanza. E quindi ecco, vedo che sta dicendo qualcosa, dottore. No, 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 ti ringraziavo semplicemente per questa considerazione di noi vecchi. No, no, ecco, devo anche dire che il dottore partecipa sempre, effettivamente diceva che parteciperà alla prima edizione e poi anche alle successive farà la sua comparsa e in un modo o nell'altro comunque verificherà sempre l'aspetto scientifico del percorso. Volevo confermare che effettivamente quando organizziamo le attività, quando lei può, segue sempre dall'A alla Z tutte le camminate, tutto, e quindi tante volte proprio, anzi, molto più giovane, più giovanile di tanti partecipanti che hanno decine di anni meno di lei. Devo dire spesso anche di me che a volte ho un po' di pigrizia e magari ho meno voglia di camminare o di fare, ecco. E a questo punto, davvero, insomma, non, se non avete altro da aggiungere, io vi ringrazio davvero per aver partecipato a questa live e spero appunto che di essere stata chiara e che voi siate stati chiari nello spiegare il tutto. Volevo solo aggiungere che tutte le informazioni rispetto all'evento, il programma, dove si svolgerà, come si svolgerà, già le abbiamo date molto ora, ma le potete trovare anche sul sito www.laviadellalongevitafelice.it. Dopo ve lo scrivo qua sotto in modo tale che potete sempre ritrovarlo e cliccandoci sopra potete consultarlo agevolmente. E davvero, grazie mille. Grazie a voi, è Grazie stato Chiara, un piacere. grazie Daniele. Grazie. Buona serata a tutti.